ragazzi, questo è Happy e bentornati in questo 11° episodio di The Last of Us. Se vi siete persi il 10° è uscito ieri, quindi andate a vedervelo. Siamo ad Ellie, eravamo scesi adesso da quel casamento, non so se vi ricordate. E adesso dobbiamo sempre raggiungere quel dannato ponte, tipo tutto dorato, che ci porterà a libertà. No, non lo so dove ci porterà, però dobbiamo raggiungerlo. Ho parlato con la squadra del lato est, eccoci. Non hanno visto un cazzo. E Market Street? Sì, stanno passando di lì proprio ora. Magari faranno uscire. Meno proprio che questi turisti si facciano vedere. Da qualche parte dovranno uscire. Questo sarà il tuo giorno fortunato. Ah, sono tre qua e altrettanti laggiù lontani. Ce ne sarà un modo per entrare là dentro, no? Ecco. Joy, c'è un tizio al primo piano. Lo vedi? Sì, lo vado anche a prendere. Qua sopra, scusa, qua sopra. Merda. Piano, che parli te? Zitta. Lo strozzo, eh? Sì, ho visto. Ok. Stai giù. Muori. Non ti devi girare, speriamo che non si girino. Buono, non si è girato. Cazzo. Bene. Sono due, quindi se vado alla schiena di uno, l'altro dovrebbe darmi, non dovrebbe darmi problemi. Però il fatto è che non capisci mai che movimenti fanno. Ok, quello lì non sente niente, è sordo. Ma siamo anche fermo, non ti preoccupare. Tanto tocca a tutti, prima o poi incorrere nella furia omicida di Stepney. 3 su 3 andati, senza sprecare un colpo. Progressi incredibili, direi. Buono. Prendi questo. Abbiamo 3 di questi. Facciamoci una Molotov, vai. Ma non abbiamo 2. Fa vedere ora un po' dove sono gli altri. C'era. Ah, sono altri 4. 1, 2, 3, 4. Buono. Lui c'ha dell'alcol, però. Prendilo. Qui c'è niente. Qui c'è un foglio. Biglietto attacco della folla. 10 ottobre, ho appena visto la folla cospargere il capitano Mastro, se il resto della mia squadra di benzina e bruciarli vivi. Gli animali stavano festeggiando, qualche vecchio bastardo si è lamentato, dicendo che era uno spreco di benzina. Erano in troppi, l'unica cosa che ho potuto fare è stata scattagliare via, ma mi ricorderò le loro facce, gli darò la caccia uno per uno se necessario. Wow. Bene, bene. La bottiglia la prendo. E vado di qua. Qua secondo me si scende e si raggiungono gli altri, oppure... No, non si sale, non si può salire. Pensavo si potesse salire, ma non si può salire. Piano, acqua. Molta cautela, step. Ehi, hai sentito che li hanno finalmente beccati? Chi? Allora chi è rimasto? Solo il tipo e la ragazzina, giusto? Sì, loro e chiunque fosse su quel pick-up. Il tipo e la ragazzina. Gran casino. Sono due là e uno laggiù in fondo. Ehi, per quanto tempo dobbiamo stare qui a farci le pippe? Non lo so. Forza, controlliamo con i ragazzi in fondo alla strada. Vai, vai a controllare in fondo alla strada. Però io voglio distrarli. Cos'è stato? Veniva da laggiù. Se loro vanno in là, perché va solo uno? Potrei usare un fumogeno qui nel mezzo. Si prova? Non l'ho mai usato. Proviamo. Eccoteli! Prendiamolo! Come ha fatto a vederlo? Come ha fatto a vederlo, pezzo di merda? Era il fumogeno, ero. Oh! Sta cosa si le ha. Lo so che non volevo sparare, però il fumogeno non ha funzionato come fumogeno, è esploso. E basta. Quindi, è stata una fregatura. Vabbè, dai. Alla fine, il fine giustifica i mezzi, no? Sì, forse sì. Ah, c'è un altro? Non l'avevo mai visto. Sì, vabbè. Oh, ma te vaffanculo. Mi fai sperare un altro medico, guarda te le do, di santa ragione. In caso tu muori. Tranquillo, amico. In qualche modo ci accordiamo. Va bene. Quando la tua testa sarà sotto le mie scarpe, me ne accorderò. Oh cavolo.
Resiste e sopravvivi. Sì. Cosa? Giusto, sì. Oh, cazzo. Il fumetto. L'avevo vista questa. C'era una trappola, ragazzi. Stavo per esplodere miseramente sulla trappola. Roba per me. Facciamoci subito. Tanto resta qui. Tac. Vuoto. No, un mattone. Non so come avrei potuto aggirarli. Forse devo entrare qua dentro, probabilmente. Però, vabbè. Abbiamo optato per il fumogeno e non appunto da fumogeno. Siamo esplosi tutti. Tutti morti. Muori per la libertà. Sembra un ottimo principio. Death for liberty, for freedom. Un foglio. Allora, biglietto del camion. Qua si legge. Leggiamo cosa c'è scritto. Prendiamo tutto prima. Allora, dov'è? Reperto, biglietto, no, non di un fratello, biglietto del camion. Lecce. Abbiamo finito di perlustrare la città in cerca di sopravvissuti. C'era un piccolo gruppo di soldati che si nascondeva nell'hotel. Ce ne siamo occupati. Alcuni di noi hanno dato l'assalto alla loro area di detenzione, o quanto rimaneva. La maggior parte dei macchinari più grandi sono stati distrutti nei combattimenti. Oh, che cavolo. Nei combattimenti. Non andremo in giro in carro armato tanto presto. Per artiglieria pesante vale lo stesso discorso. Non è recuperabile. L'unica eccezione è l'Humvee. Siamo riusciti a ripararlo. Ho preso il calibro 50 montato su di esso. Questo affare è impenetrabile. Voglio dire adesso che ci romperà i coglioni. Interessante. Allora, mi avete detto che di solito in questi posti chiusi si trovano un monte di cose. Che però a volte ci si va sotto, quindi proviamo. L'utilizzo del coltello forse ne vale la pena. Effettivamente non era poca roba, eh. Anzi, direi proprio che ne valsa proprio la pena. Questa la ricarichiamo, perché scarica. E soprattutto dovrei fare uno di questi aggeggi. Lo faccio, no, siamo a tre, non ne posso fare più. Facciamo un'altra bomba fumogena e raccogliamo questo. Così abbiamo utilizzato solo uno degli aggeggi. Bene, deseleziona però. Dobbiamo sicuramente salire là sopra. Ehi, spingimi lassù. Esatto. Vieni, punta. Piccola Helly. Ok. Poi la scala si staccherà. Forza. Ecco fatto. Era questo il blindato che dicevano? Non penso, sai. Non penso fosse questo. Quello dicevano loro sopra c'era un calibro 50, se non sbaglio. Sali. Forse da qua sopra riusciamo a vedere dove è il ponte. Eccolo là. Là c'è il ponte. Come si fa a raggiungere? Siamo quasi. Eh sì. Ogni volta diciamo ci siamo quasi. Allora, vediamo un po' se a giro c'è qualcuno. Non c'è, non sembrerebbe esserci nessuno. Perlustriamo. Perlustra step. Perlustra. Che la perlustrazione non è mai abbastanza. Sono stata in un posto così, nella ZQ di Boston. Cosa intende per posto così, però? Down of the Wolf. La caduta del lupo. C'è qua. C'era qualcosa da raccogliere. Eccone un altro. Di cosa? Oh, che spingi. Manifesti ovunque. L'ho visto poco prima dell'epidemia. Davvero? Alla fine lui la sventra. Nessuno viene sventrato. È un filmetto per ragazzini. Chi ti ha trascinato a vederlo? Non lo so. Concentrati, ok? Sua figlia. Va bene. Sicuramente sta la sua figlia. E lui non lo vuole parlare, giustamente. Stiamo attenti qua, eh. Perché mi sa di filmato imminente. Passiamo dal vicolo. Gente. È tutto ok, solo giù la testa. Sette. Neanche per sogno. Dieci. Continua. Prova con 25. Stronzate. Te lo giuro. Hai 25. Beh, 24. Quattro barattoli di bacon. Erano in un vecchio armadietto militare nell'hotel. Io e Ruben l'abbiamo trovato per caso. E ce lo siamo diviso a metà. Quella roba è ancora buona. Quando ne farai ancora? Perché? Secondo te ne voglio un po'.
Sì, lo immagino. Settimana scorsa ti ho salvato dal clip. Troppo vicino. Ci penserò su. Avrei dovuto lasciarti crepare. Ah, Cristo. Te ne farò un po' se smetti di parlarne. Maestros. Ehi, amico. Che poi tra l'altro non ho il coltello perché volevo. Ora vai a cadere. Oh cavolo, quel coso si gira da solo. Ora mi inizia a sparare. Esatto, esatto, lo immaginavo. Infanteria militare, resta al riparo. Avrebbe iniziato a sparare. Oh, ma che cosa vuoi? Io devo fare qui. Morte. Munizioni per il fucile. Come si fa a buttare giù quel coso? Con la bomba? Per forza con la bomba, penso. Dove sono gli altri? C'erano tre. Ah, ok. Li ho uccisi tutti. Uno è sul camion. Posso provare a buttargli... Non credo gli faccia niente. Dobbiamo correre di là. Vai! Sta avvicinando uno là. Aspetta. No. Che fai? Questo devi curarti. C'è uno fuori dalla porta, quindi ora ci penso io. Non c'è più. Dove è finito? Dobbiamo andare là dietro. Vai! Laggiù esplode. Che l'ho lanciato. In teoria. Oh. Lui è qua giù. Oh. Un colpo. Una botta in testa. Lui è qua giù, a meno me lo dici. Quella laggiù l'ho lanciato è esploso? Forse sì. Ma vediamo se c'è altra gente, perché qua non mi fido mia. Quel camion lo voglio ignorare se possibile. Dai, ora è un padrone, qui accanto a noi. Andiamo a correre là dentro. Vai! No, step. Ah, oh, cosa ho sbagliato. Dovevo andare là per forza. Lui è laggiù. Sono riuscito a afferrare la volontà divina. Sono riuscito. Oh, cavolo. Ce n'era un altro prima. Che è arrivato da dietro. Spostati, Ellie. Lui è giù. Dov'è? Ma dove cavolo? Vabbè, va a cagare allora, Speriamo un altro medico. Oh. Che cavolo, una volta esce di là, una volta esce di qua. Decidetevi. Il camion. Dov'è ora? Fai vedere. È ancora là, però non possiamo farcela. Non ci passa, lo sento. Buono, qua non c'è nessuno. È proprio contrario, ovviamente. Metti questa a portata di mano. Siamo dentro. Raccolti. Ellie, ci sei? Andiamo. Non mi dite che è chiuso, eh. Ci deve essere un'uscita da questo posto. Oh mio Dio. Non voglio tornare in pasto a quell'aggeggio. Scenderò di qua. Veloce. Abbiamo seminato. Siamo seminati, credo. Da qua come si fa? Aspetta. Perché non mi ci va Lomino? Invece sì. No, non faceva l'animazione del piegarsi verso il muro. Guarda la mia faccia tutta insanguinata. Prendi tutto. Facciamocelo immediatamente.
ma c'è anche subito un altro. Ho visto delle pillole, ah? Sì, pillole, buono. Salute massima era 50. Eccola qua. Aumentiamo la salute massima. La prossima è 100, è il prossimo upgrade. Nessuno. No. Alcol. Le foglie per fare gli esplosivi. Fumogeni. Oh oh oh, piano, è qui. Non credo si possa scendere da qui, esatto. Passare. Oh cavolo. È tutto questo. Non possono vederci. Ora, questo è relativo, eh. Vai, girati. Che cazzo? Cingati! Joy! Aspetta! Joy, fermati! Guarda! Lascialo stare. Questi calma. Sono. Stiamo calmi. Tutto ok. Non sono i cattivi. Giù la pistola. Oh, amico, picchi forte. Stavo cercando di ucciderti. Già, anch'io credevo che fossi uno di loro. Poi ho visto te. Non l'avessi notato, non girano con i ragazzini. Sopravvive il più forte. Perdi sangue. Ah, non è niente. Suo figlio, lui? Suo fratello? Mi chiamo Henry. E lui è Sam. Se ho capito bene, tu sei Joel. Ellie. In quanti siete? Sono tutti morti. Ehi, non lo sappiamo. Eravamo un bel po'. Qualcuno ha avuto la brillante idea di andare in città a cercare provviste. Gli stronzi ci hanno teso un'imboscata. E ci hanno dispersi. Stiamo cercando di uscire da questa merda. Possiamo darci una mano? Ellie. È roba tipo l'unione fa la forza. Ha ragione. Potremmo darci una mano. C'è un nascondiglio non lontano da qui. Meglio continuare a parlare lì. Ok, vabbè. Facci strada. Seguitemi. Meglio in di più. Scusa per la storia dell'arma. Non preoccuparti, anch'io avrei fatto lo stesso. Da dove vieni? Da Hartford. Davvero? Ho sentito che laggiù le cose non vanno bene. Sì, ce ne siamo andati perché l'esercito ha abbandonato l'area. Il posto sarà ridotto come questo ora. Facciamo attenzione, siamo vicini a uno dei loro posti di guardia. Ok. Solo tu e tua figlia? Non è mio padre. Ho promesso che mi sarei preso cura di lei. Beh, è una bella cosa. Voglio controllare perché non si sa mai. Un pezzo di storia. Apriamo. Va bene. Bene. Vedete? Vedete? Quanta roba abbiamo trovato? Ora vi segue, aspettate un attimo. Prendo quello che mi serve. Guarda qua, 10 pillole. Giue. Ho trovato un sacco di roba invece. Non ho più nastri però. Peccato, peccato. I nastri mi facevano comodo in questo momento. Munizioni le lascio lì perché non ho più spazio. No, me la sto cavando alla grande. Qua c'è qualcosa. Ellie, ho trovato un altro di quei fumetti. Vedi? Leggi. Ah no, fase profonda. L'ultimo, aspetta. Ho trovato il potenziamento delle Molotov, se non sbaglio. Manuale di addestramento Molotov. Sta qua, giusto? La gittata delle bombe incendiarie. Sì, aumenta la gittata delle bombe incendiarie. Ogni volta che li leggo dovrei, in teoria, mi sa apprendere come farle in quel modo. Altra roba. Grandioso. Si può andare, per me, vi seguo. Andiamo. Sam e Henry, giusto? Sì. Quattro, ora siamo quattro. Contro tutto il resto. Il negozio di giocattoli. Aspettate, fate silenzio. Via dalle finestre. Tutti alla finestra. Andate. Merda, quel cazzo di camion. Ci talluna da quando siamo arrivati in questo... Sam, che cosa fai? Niente.
Lascialo lì. Il mio zaino è praticamente vuoto. La regola sulle cose da prendere. Non pesa niente. La regola. Qual è? Prendiamo solo il necessario. Esatto. Ora andiamo. Giocattolo, che poesia. Lo prendo io. Quanto è lontano questo posto? Ci siamo quasi. Manca poco. Apri, vai. Will Smith. Oh, che fa? È impazzito. Cosa hai trovato? È lì. Niente. Coprici le spalle. Chiunque ci fosse quassù se n'è andato da un bel po'. Sam. Dove sono gli altri? Volevo dire, controlliamo se c'è altro. Va bene. Sono tre. Da un'occhiata laggiù. Io controllo questa zona. Avvenite. Vai, aspetto. Si stanno dividendo, quindi il primo che viene qua muore. Forza, fatti vedere. Piano, piano, piano. Vale, ti distracco. Ora sei mio, coglione! Ho sbagliato! Vabbè, male estremi. Estremi fucili. Quell'altro. Dai, vai, questa merda. Il tuo amico è ancora ferito. È già morto. Che vuoi te? Mi colpisco, cerco di... Ok, è andata. Un paio di colpi. Oh, merda! Oh, non l'avevo visto! Mi sembrava mio amico! Mi sembrava lui, sembrava. Oh, yeah. Con un cazzotto gli ha spaccato. Ce l'abbiamo fatta. Non male, veterano. Veterano. Non ti permetti di prendere questa avanti. Prudenza. Saliamo sul camion. Ti sparo se non stai attento. Saliamo. Cercata, eh? O noi a qualcuno darà, penso. Non mi rompete le scatole. Madonna. Pistolate. Buono. La Molotov non è servita praticamente a niente, però la volevo tirare per l'effetto scenico dell'esplosione. Fa molto più figo, no? Penso di sì. Non c'è più nessuno. Buono. Permesso. Da questa parte. Dopo una pisciatina. È sicuro? Sono così vicini. Io sono l'unico ad avere la chiave, amico. E dove l'hai presa? Ne ho ammazzato uno. Tanto non gli serviva. Tutti di qua. Effettivamente, da morto non gli serviva. È qui dietro. È qui dietro? Allora, che cosa? Quanti anni hai? Io? 14. E tu invece? Lo stesso. Strano. Hai 14 anni, eh? Quasi. Certo. Ne avrà 12. Davvero? E ne aveva 12. Dai, su, apri. Eccoci. Lasci vedere cosa nasconde. Io guardo, intanto così non c'è nessuno là dietro. Benvenuti nel mio ufficio. Da quanto tempo siete chiusi qui? Qualche giorno. Abbiamo un po' di cibo, però. Vieni. Mirtilli. Ne abbiamo trovati un sacco. Ne vuoi un po'? No. Ehi, amico, rilassati. Siamo al sicuro qui. Non siete scappati, perché? Aspettavamo il momento giusto. E? Vieni. Dai un'occhiata qui. C'è. Guarda quei figli di puttana. Quanti ce ne sono? Tutti i giorni si radunano lì sotto e sorvegliano quel dannato ponte. Ma di notte rimangono in pochi di guardia. Dobbiamo provarci dopo il tramonto. Una volta andati, proviamo a passare. Ok. Può funzionare. No, funzionerà. Funzionerà di certo. Aspetta, aspetta, ne un altro. Guarda, sono bravo. Aspetta. No. Ferita da mirtillo, eh? Era da tanto tempo che Sam non rideva così. Lei non sembra molto preoccupata. Ok, pronta.
Dove stavate andando? Ho sentito che le luci hanno la base verso ovest. Ci uniremo a loro. Già. È divertente? È solo che ultimamente sembra che tutti facciano affidamento sulle luci. Già, magari c'è un motivo. Quindi non sai dove siano e lo stai trascinando per tutto il paese per trovarli. Sai che ti dico? Io mi preoccupo di mio fratello e tu della ragazzina. Tranquilla. Anche noi stiamo cercando le luci. Noi siamo qui. C'è una stazione radio militare abbandonata, subito fuori città. I sopravvissuti del nostro gruppo si incontreranno qui domani. Tu e lei potete venire con noi. Partiamo stanotte. Allora faremo meglio a riposare. Buono. Ora è il momento di agire, è notte. Andiamo. Dice che è ora di andare. Ci muoveremo in fretta, ok? Quindi tu resti attaccato a me come colla. Come colla. Come colla. Capito. Bene, bene. Ok. Pronti? Sì. No. Ok. Bene, stiamo vicini, ok? Ci hai già provato? Non penso. Sì. È sopravvissuto. Rassicurante. Infatti. Rilassati, vecchio. Vecchio. Tu conosca la strada. Vecchio a chi? Ti sparo, vecchio. Di qui. No, c'è fucile a pompa, non puoi usarlo, eh. Voglio però mettere la carabina. Mi fido di più in questo momento. Stiamo facendo un macello atroce. Apri, compare. Dove sono? Pieno. Ok, cerchiamo di farli fuori senza fare troppo rumore. Non è semplice. Ti seguo. Ti seguo. Bene. Come va? Cerco di restare al caldo. Come va là fuori? Abbiamo eliminato... Sì. Io non ho il coltello, quindi devo strangolare. E due sono andati. Dov'è che è andato? Dov'è andato il pazzo? Più che altro Ellie e Sam dove sono? Ma qua fuori non c'è nessuno. Sono laggiù. Sono un coglione. Un coglione. Ho pestato. Ehi, hai sentito? Un clicker. Sì, lo sento, ma non vedo niente. Dai, la si avvicina. Aspetta, eccolo, laggiù. Ah, hanno sentito il clicker. Hanno sentito il clicker, non l'hanno sentito noi. Certo, però quelli lassù potrei anche... Faccio un pensierino, no? Joel, c'è un tizio sul riflettore. Lo vedo. Merda, ci hanno individuato. Trova qualcosa per nasconderti. Dove cavolo è? Ehi, fai il giro. Colpa mia, vaffanculo. Pensavo mi vedessi. Mettiti qui dietro. E cecchina come uno sniper. Però la luce non mi permette di vedere chi è questo. È il coglione laggiù che mi spara. Ma ci penso io. Efficiente. Guardami le spalle. Voilà. Preso al volo. Sono mosso. Metto le armi. Laggiù. Boom. E ora ve lo riflettore. È il suo momento. Stanno scendendo tutti. Non l'ho preso. Che fregatura.
Sì, sì, proprio io, guarda, sono morto io. Sono morto. Bene, l'abbiamo fatta. Sì, ho sperato un po' all'inizio. Vabbè. Però qualcosa ci sarà qua, per rifocillare un po'. Esatto, un mattone. Non è poco un mattone. Dai, apri. Harry, dammi una mano. Potevo curarmi prima, era meglio. Pronto. Via. Adesso dove si va? Aspetta. Ehi, sono qua giù. Oh no. Metto l'arco, aspetta, ti metto l'arco. Centro. Davanti, andiamo. Ah, ci penso io. Con l'arco faccio peggio Robin Hood. Tieni gli occhi aperti, non è ancora finita. Dai. Ti do una mano. Ok, controlla. Punta, Goomba. Ora, boom, gli sparano, sai brutto. A posto. Mi spiace, boom. Andiamo. Su, ragazzo, vai. Ci sei. Coraggio. Merda. Forza. Chi rimarrà giù? Chi rimarrà giù? Ce l'hai scommesso. Ok, tiriamolo su. Mi dispiace. Eh? Andiamo. Cosa? No! Che stronzate! Ehi, ora! Ma fanculo, Harry! Non ci voglio credere. Merda. Restiamo insieme. Non ci voglio. Ma abbandonato, il bastardo maledetto. Come fuori? Oh cazzo. Siamo fottuti, ragazzi. Come cazzo usciamo da qui? Sarà un'uscita da qualche parte. Oh cavolo. Oh, mamma mia, Robin Hood, affacciati. Oddio, in testa. Sono un killer, ragazzi. Sì, bastardo. Guarda che fai, bastardo. Avanti, fatevi avanti. Dritto nel cuore. Dritto nel braccio. Li ho uccisi tutti. Tranne uno, forse, è ancora vivo. Cavolo. Bah, ho fatto un numero incredibile. Raccogli tutte le frecce e poi. Dov'è il coso adesso? Aspetta, scavalca. La cura al massimo. Non mi hanno neanche toccato, neanche sfiorato. Troppo forte. Il camion dov'è adesso, però? Cioè, io dove devo passare? Forse devo salire. Devo levare questo. Ok. Devo metterlo da qualche parte. Oppure no. Forse se devo semplicemente passare di qua. Passiamoci sotto. Vai. Siamo al ponte. Sì. Via. Corri, Ellie. Ci si fa, ci si fa. Corri! Sto cercando di schivare il più possibile. Cavolo, che bello. Vai. Zigzag. Tutto a correre a zigzag. Che cazzo! Quanti colpi hai ancora? Ci uccideranno! Abbiamo forse altra scelta? Saltiamo! No, è troppo alto, non sai nuotare. Ti aiuto a salire e corri di là. Merda! Dio! Mi terrai a galla! Ellie! Non abbiamo tempo! Ellie! Oh mio Dio! Wow.
Questo gioco è fottutamente una parola sola. Wow! Harry! È sveglio! Ehi, tu. Siamo vivi. Ok. Visto? Che ti ha detto, eh? Pezzi di merda. Sta bene. Va tutto bene. Sai, è Sam che vi ha visto. Avete tirato su un bel po' d'acqua quando... Ma che cazzo fai? Ehi, no! Harry! Tutto ok! Stai indietro, tu! Ehi! È incazzato, ma non farà niente. E sei proprio sicuro? Basta! Joel! Ci ha lasciati là fuori a morire. No. Era probabile ce la faceste. Ed è stato così. Ma fossi tornato per voi, avrei messo in pericolo lui. Stai indietro. Ha ragione. Da una parte. Se è stato il contrario, sareste tornati per noi. Ti ho salvato. Ha salvato anche me. Saremmo annegati. Cioè, rischiava di morire per salvare uno sconosciuto, quindi fai in questa situazione che fai? Lo fai. Tranquillo, piccoletto. Tutto ok. E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. La torre radio è dall'altra parte della scogliera. Ok? Il posto è pieno di provviste. Sarete felici di non avermi ucciso. Bene ragazzi, allora anche questo 11° episodio è terminato qui, è durato un pochino più del solito. Come al solito spero davvero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani con il proseguo di questo. Oggi pomeriggio alle 15 nel prossimo video, ma da sempre è tutto. Woo!